Fabrizio, Paolo e Manolo, un successo importante questo del girone L8, nonostante un'annata siete partiti male, sembrava quasi difficilissimo, sembrava impossibile vincere questo campionato, invece un calo di avversari, ma voi l'avete vinte tutte, non so, 8 di fila, quante, una striscia impressionante. Ma allora, diciamo che sì, vabbè, le 8 di fila, come dice Paolo, sì. C'è stato un recupero sul GSA grazie anche alla vittoria a tavolino con il Filottreno, però è stata una squadra che è stata motivata fino alla fine e soprattutto è stata concentrata. Io faccio un applauso ai miei ragazzi, da vicepresidente, il presidente mette a portare le gomme a tutti quanti e li ringrazio anche che mi hanno fatto gli auguri quando sono stato in ospedale, perciò adesso li aspettiamo lunedì sera in quella di... Lunedì sera per la finalissima. Comunque stasera partita difficilissima. Probabilmente si è decisa al primo tempo, il secondo tempo è stato praticamente tutto nervi, però anche il secondo tempo l'avete spuntata alla grande. Sì, infatti l'avversario si vede che è di valore, adesso lunedì avremo... Vi conoscete bene? Esatto, lunedì avremo la specie di ritorno con la finale di Coppa Italia. Si è visto in campo come sono due belle squadre, noi abbiamo riusciti, come detto te, il primo tempo a fare questo break in gol di vantaggio, che è stato preziosissimo per il secondo, cioè. Esatto, diciamo che i loro gol sono venuti più dai nostri errori, è stato qualcosa di marcato, noi invece siamo riusciti a costruire qualcosa di più. Comunque voi in questo campo imbattuti, mai perso, è una soddisfazione, un solo pareggio, ho visto. Pareggio con i ragazzi recanati, è stata una bella partita anche quella, però abbiamo usato questo campo come fortino, perso parecchi punti in trasferta con le varie assenze, con le assenze, certo. Come ormai tutti sanno, molti di noi ci operano in figli cambiati FGC e certe date la scomoda e la rosa era abbastanza stretta, fortunatamente siamo arrivati a fine anno con la rosa al completo e si è visto, che se c'hai dei ricambi riesci a tenere un buon ritmo per tutta la partita. Dobbiamo stare più attenti sulle palle, sugli errori nostri, un errore mio sul primo gol, un errore del portiere sul secondo, certe oggi è andata bene ma non sempre può andare bene, quindi dobbiamo migliorarci, adesso festeggiamo stasera e già da domani pensiamo alla finale lunedì. La finale è così ravvicinata dopo questo scontro diretto, può essere un vantaggio per loro perché possono rifarsi subito? Oppure comunque un'altra partita ininfluente totalmente? Partita a 50 minuti, partita su come la vedo io, non c'entra niente nelle partite precedenti, anzi loro sicuramente, se devo dare una percentuale, magari loro ci avranno più grinta perché visto la sconfitta di stasera daranno ancora di più in campo fin dal primo minuto, oggi ho visto un po' contratti il primo tempo e il secondo visto che ci avevano un po' di voglia di recuperare. Forse un po' spaesati del campo, non ci avevano giocato mai. Sicuramente le misure del campo un po' l'hanno abituati a Marcelli, un campo diverso, quindi... Una partita a sé. Il campo lì sarà una partita a sé, ma loro sicuramente metteranno tutta la grinta che oggi gli è mancata magari nel primo tempo per vincere il titolo e vendicarsi di questa sconfitta. Voi andate diritti per una stagione tipo 2016, mi sembra. L'obiettivo è quello, no? Sì, era l'obiettivo di inizio stagione. Il triplete lontano. Un po' lontano. In fondo, giocarci in finale è l'obiettivo di inizio stagione. Visto che andiamo al tavolo, andiamo lunedì, se va bene il tavolo, forse alziamo la sticella, perché se perdiamo lunedì... Ci soffermiamo. Va bene. Complimenti ancora, grazie. E ci vediamo lunedì alla finale. Grazie. 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 Grazie.